Verifica della connessione. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno da Lido di Fermo. Ciao ragazzi. Ciao. Tutto bene? Sì, noi siamo i bodyguard di Mutimbi. Ora vi vengo a salutare. Buongiorno. Ciao Carletti. Ciao ragazzi. Ciao John. Allora, buongiorno a tutti. Come stai, ciao. Bello? Benissimo, dai, te? Tutto ciao. Bene. Lui monta le tende. Monta le nostre tende backstage. Esatto. Come va? Bene, bene. Stanco ma innamorato. Dai. Grazie. Bravo, questa è una bella frase. Che bella frase. Monti. Bella frase, sì. Gianluca Petrella. Io monto. Ciao lì. Ciao. Ciao ragazzi. Vai qua. Allora, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo in diretta da Lido di Fermo. E ne approfitto del mezzo tecnologico che mi permette di andare in diretta, perché ieri pomeriggio, più o meno ieri sera, è uscita una notizia, sono uscite delle agenzie che riportavano che c'era stata un'ispezione nel cantiere di Giova Beach Party mentre montavamo ed erano stati trovati dei lavoratori non in regola. Allora, siccome questa è una cosa molto seria per quanto mi riguarda, nel senso che è il lavoro e non è la fuffa, insomma è una notizia che quando l'ho letta mi ha preoccupato e anche devo dire non allarmato perché io lavoro con Trident, con in particolare con Maurizio Salvadori che è qui accanto a me dal 1988, no? Dal 1988 lavoriamo insieme. E dal 1988 abbiamo fatto tournée di tutti i tipi, grandi, piccole, discoteche, locali, tutto al contrario di tutto, tutto, bar, stadi, e non c'è mai stata una contestazione sul piano delle leggi del lavoro, giusto? Giusto. E allora il fatto che ieri questa cosa venisse fuori mi ha subito messo preoccupato, ho detto che succede? Sapendo che comunque siamo nell'occhio del ciclone, sapendo anche che Giova Beach Party comunque in qualche modo portando eventi così grandi nelle province spesso piccole mette in moto tutto un livore locale, tutta una serie di micro vendette in qualche modo politiche nella zona, ho pensato di essere nell'ennesimo caso. Quindi ho cercato Maurizio e stamattina gli ho detto: Maurizio, mi racconti com'è andata questa cosa? Maurizio Salvadori. È andata che abbiamo avuto un controllo molto approfondito. Noi giriamo con 20 società, giriamo in 200... Che vuol dire giriamo con 20 società? Cioè Trident... Trident collabora nella costruzione del Giova Beach con 20 società che offrono servizi a Trident. Che offrono servizi tipo, che vanno dall'audio al palco... e in particolare al servizio di falchinaggio, che oggi è abbastanza difficile trovare. Ma perché è abbastanza difficile trovarlo? Perché dopo 3 anni di Covid metà dei facchini specializzati, perché non è che possiamo prendere gente che non sa come muovere i bauli, non sa come muoversi normalmente nell'ambito di un cantiere come un concerto, metà di questi purtroppo se ne hanno cambiato lavoro e oggi noi per trovare i 700 facchini che ci servono su ogni tappa dobbiamo farne arrivare da città anche a 200-300 km con dei pullman e ci sono 6, 7, 8 società diverse che ce ne mandano uno 10, l'altro 20, 30 eccetera, ma sono società che noi conosciamo, che lavorano nell'ambito della musica da anni se non decenni ed è impensabile che società di questo tipo facciano lavorare in nero. È una roba che da una parte fa sorridere, però al di là del sorridere è un'accusa questa veramente pesante per chi cerca di lavorare sempre al meglio. Per parlare di lavoro nero al Giova Beach è una contraddizione in termini, non esiste lavoro nero al Giova Beach, può esistere nell'ambito di 700 persone qualche infrazione formale. Che vuol dire infrazione formale?
vuol dire che a noi ci hanno dato 1.400 euro di multa perché non avevamo perfettamente transennato l'area del cantiere, mancava il filo bianco e rosso. Cioè il nastro bianco. Il nastro in una zona mancava, perché probabilmente si è strappato. Quindi è un divieto di sosta. Un divieto di sosta, sì. Abbiamo pagato, pagheremo 1.400 euro di multa e questa è l'unica contestazione che è stata fatta. Quindi poi in realtà la notizia dei presunti lavoratori in nero è rientrata, non è vero? No, i lavoratori in nero non avevano fatto la comunicazione. Tu hai tre società, ma hanno oblato dalla sera prima alla mattina, nel giro di 12 ore, queste tre società sono risultate in norma perfettamente, stanno lavorando nel cantiere attualmente, così come i 17 lavoratori che erano in, tra virgolette, nero. Sono qui e stanno lavorando. Quindi non c'è il... Non c'è il lavoro nero, non c'è. Ok. Cioè, no, perché io devo dire che questa cosa mi aveva veramente... Cioè, insomma, io conosco Salvadori e Trident veramente dall'88 e abbiamo a volte anche litigato, discusso, riunioni di fuoco su quello che si può, quello che non si può. Per Jova Beach, insomma, Jova Beach è un'impresa da pazzi ed è solamente uno pazzo come Maurizio. Cioè, Maurizio mi ha portato a suonare a Cuba nel 94, abbiamo fatto delle cose pazzesche, abbiamo fatto il trio Pino, Lorenzo Eros, Pino Daniele, insomma, è uno serio in questo lavoro e questa serietà è riconosciuta anche da tutti i tuoi colleghi. Non c'è nessuno. Direi di sì, non devo dirlo io, però. No, però io ogni volta che incontro, sai, vado a un concerto, incontro uno che non è Trident e mi dicono salutami Maurizio, cioè, per cui insomma mi sembra che ci sia proprio una stima riconosciuta da tanti anni, insomma. Ha inventato un po' questo mestiere, tu sei di quelli che hanno inventato questo mestiere in Italia. Sì, perché è qualche annetto che lo faccio. Quindi no, questo ci tengo, perché questa è la voce è in. Per cui. Sappiamo come funzionano le notizie, sappiamo come funzionano le agenzie. Ieri l'agenzia è uscita alle 7 di sera, no? Il fatto che un'agenzia esca alle 7 di sera vuol dire che non ti dà tempo per replicare ed è fatta apposta, quindi chiaramente lì è un messaggio, no? È un com'è che lo chiamano? Un killeraggio, ovvero un modo per a farti male. Un modo per provare a farti male, cioè far uscire un'agenzia alle 7 di sera è una tecnica collaudatissima che si utilizza, perché se tu esci con l'agenzia alle 7 di sera io non ti posso replicare, devo aspettare il giorno dopo quando i giornali sono già tutti usciti, quindi come sapete le repliche sono, valgono sempre, è una notizia data due volte, no? Come dire, una smentita è una notizia data due volte. Quindi ci tengo perché il lavoro nero per me è una piaga enorme, una cosa seria, è una cosa molto seria e lo è dal punto di vista personale di quello che è la mia convinzione rispetto alle leggi. Le leggi si rispettano e quando le leggi non vanno bene si tentano di cambiare attraverso i metodi democratici. Io ho sempre pensato questo e ho sempre voluto lavorare con persone che da questo punto di vista la pensassero come me. Quindi su questa cosa ha parlato Maurizio Salvadori, ti ringrazio, grazie Maurizio. Ragazzi, siamo nel backstage. Dalia! Oh, stavo guardando la diretta! Sei in diretta! Ciao! E niente, poi adesso vi saluto. Come stai? Ciao, bene! Alessio! Andiamo facciamo il punto di oggi. Sediamoci un attimo. Grazie! Dove ci mettiamo? Qua, al pianoforte. Inoltre volevo anche dire un'altra cosa, perché diciamo che io non è che poi vada spesso a vedere quello che gira su internet, però poi certe cose me le riportano. E c'è questa cosa che sta girando che è un po' che vorrei dire la mia, insomma. Allora, Jova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema. Non mette in pericolo nessun ecosistema. Non devastiamo niente, anzi le spiagge noi non solo le ripuliamo, ma facciamo fare le portiamo ad un livello migliore di come l'abbiamo trovate. Questo ce lo riconoscono tutte le amministrazioni locali. Jova Beach Party non è un progetto greenwash, questa parola mi fa cagare, e così come mi fa schifo chi la pronuncia, perché è una parola finta, è una parola che si usa, è un hashtag, no? E gli hashtag sapete dove dovete metterveli.
Giova Beach Party è un lavoro fatto bene, fatto bene. Se pensate che non sia fatto bene, venite a verificare. Questo è, non fate, non sparate fuffa, venite a verificare, venite qua, ci sono tutti gli strumenti legali e amministrativi e anche per poter verificare quello che succede, come vengono svolte le cose. Il mio pubblico è fantastico, è gente con una coscienza alta rispetto all'ambiente, se viene qui è perché si vuol divertire, sa come farlo e questo è, questo volevo dire. Continuate, chi volete voi, nazi, eco-nazisti, che non siete altro, continuate ad attrarre a voi l'attenzione utilizzando la nostra forza, sono fatti vostri. Io vi dico che questo è un progetto fatto molto bene, che tiene conto dell'ambiente, non è un progetto greenwash, è un progetto che parla di obiettivi di sostenibilità e ne realizza quelli che è in grado di realizzare oggi con gli strumenti che ci vengono messi a disposizione, dalle leggi e anche dal buon senso e dalla volontà. Siamo tantissimi a lavorare, sono quasi 1000 persone, qui c'è Alessio e adesso facciamo il punto di oggi. Mi riprendi? Vai. Allora, oggi abbiamo quindi Contichi e Main. Perché oggi non abbiamo lo spam. Corretto. Perché la spiaggia è un po' più stretta, quindi lo spam sarebbe finito in acqua praticamente. Quindi lo spam stage non siamo stati in grado di montarlo, quindi lo spam stage, l'attività dello spam stage le trasferiamo nel Contichi. Dove iniziamo? Siamo già aperti, adesso Fresco sta già suonando, yeah. Avremo Al Biscotti. Mitico. Ok, poi abbiamo Banda Cadabra sul Main. Fantastici. Al Biscotti è un grande DJ, Banda Cadabra vi faranno divertire. E sono bravi. Mudimbi è tra l'altro è di queste parti, San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto. Con origini del Congo. I know. Cioè, però mi hanno regalato questo cappello dei Minions, che è molto figo questo, Me lo inviti, tu, lo vedo. Non te lo do. Poi abbiamo i Fast Animals sul Main. Fantastici, un po' di rock, perché yeah. Io vado alla ricerca del rock, volevo un po' più di rock a Giova Beach Party. Col rock si è fatto un po' più fatica questa. È vero. No? Prossima volta, se siamo vivi, se non ci fucilano. Questa. Facciamo anche un po' più di rock. Poi Turkana. Turkana, il lago Turkana è nel... Sai dov'è il lago Turkana? Il lago Turkana... T'ho beccato. Lo so. Turkana è nell'Africa orientale. Sudan. Sudan, Etiopia, quelle zone. Ok, mi ero preparato un po'. Ah, sono del Sudan sì. Allora? Poi Minion Crusaders, i giapponesi. No, questi qua sono mitici. I Minion Crusaders sono una band giapponese che fa cumbia. No, ma fanno paura, sono fantastici. Con musica tradizionale giapponese. Però mischiano la musica tradizionale giapponese con la cumbia, ragazzi. Questa è una roba fantastica. Che bomba. Poi Dani Five. Yes. Contichi. E concludiamo con Jupiter e Oculus. Mica, è una giornatona, oh. Sì. Una giornatona, vabbè, venite a divertire, oggi siamo qui e domani pure. Alessio, telecamere di Rai Play, un saluto a Rai Play, Michelino, che non si ferma mai. È uno dei Minions lui, tu sei dei Minions, sei come i miei, presenti Minions sempre. Sì, sì. E vabbè, dai, vi saluto ragazzi, buona giornata a tutti, grazie, ciao. Adesso.